Mi presento, sono il Divino. In qualità di divinità di questo canale ti invito a passare da Instagram per ricevere i contenuti a me sacri. Inoltre, premi la campanella per ricevere ogni giorno i film. Buona visione. Ragazzi, e benvenuti in questo 22esimo episodio dell'Extreme Crazy Rock a Pokémon. Non è Extreme Crazy Rock a Pokémon Bianco 2. Alla Soul Link Crazy Rock a Pokémon Platino. Qui con noi, ovviamente, c'è lui. Bentornati, ragazzi, su Rubino e Zaffiro. Allora, bentornati ragazzi anche da Rocket. Bentornati, ecco Luke, qua. Quante catture in questo episodio, ma soprattutto nello scorso video non abbiamo chiesto quanti like dovevano raggiungere. Appunto. Cioè, abbiamo detto per tutto il tempo. Abbiamo detto per tutto il tempo che doveva raggiungere like, ma all'inizio abbiamo detto una cifra fissa. Quindi, siccome il mio canale è Luke, quanti? Allora, ragazzi, siamo qua. Siamo sempre 350, like, dai. 350, bravo, ci sta. Bravo. Però, Gio, 350 cosa dovremmo fare in questa parte? Allora, dovremmo fare una cosa come 5. Guarda che roba, guarda il mio team. Guardalo. È assurda. Guardate. Possibile. Che bello. Allora, noi abbiamo 5 evoluzioni da fare in generale, ragazzi. Le mie che riguarderanno semaforo e PES. E le quelle di Luke che riguarderanno la vita cosmica. Tre Pokémon, ovvero Bulbin, Elekid e anche il fiero ippopotamo. Quindi ragazzi, direi, Luke, di iniziare. No, zio, livello 44. Noi, ragazzi, ovviamente non abbiamo portato i Pokémon allo stesso livello di prima, perché altrimenti sarebbe stato un suicidio. No, no, appunto. E poi abbiamo anche 2 catture a fare in questa parte, se non ricordo male. Quindi sì, 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 infatti mi sono boostato le Pokéball, Luke, cioè, Gesù Cristo, proprio. Ci siamo bussati la vita. Mamma mia. Mewile, attenzione, mi manda Mewile. Non è una bella cosa per il mio nuovo team, però. Zio, Obliterio è la divinazione dei ricchi, vero? Occhio. Obliterio. Oddio, sono sto male, Luke, che il mio arco c'ha corpo gelo. Serio? Sì, ti giuro. Corpo gelo. Perfetto, manco farlo apposta, Luke. Ma tra l'altro questo, il mio, quanto manca a... Quanto? 315 punti, ma lo fai apposta, Gulpi? No, veramente, dimmelo se lo fai apposta. Cos'è? A evolversi? Sì, gli mancano 315 punti e non è salito quel allora, genio. Aspetta, io sto dando una lanciafiamme stab al mio coso, perché effettivamente, raga, ho controllato fuori parte, il mio Pokémon è fisico, quindi... Sì. Cioè, è speciale, che... volevo dire, lol. Invece, alcuni miei Pokémon non sono né fisici né speciali, fanno proprio schifo. tipo i Popotas, che pipa! Tipo i Popotas, ragazzi, fa solamente schifo in generale, ma migliorerà. Ah, fisicamente e specialmente fa schifo. Messaggio fiamma nel ghiaccio. Va bene, ragazzi. Poi dopo vai. Gio, poi andiamo alle fonderie fuoco e togli il messaggio ghiaccio. Sicuro, mi sembra giusto. Sicuro. Coughing è apparso Stalker che permetterà al mio semaforo di salire di livello. L'originale Stalker, ricordiamo, perché ragazzi non si dimentica con certe semaforo cose. Livello 47, Luke, sto cominciando a tremare, ti giuro. Gio, Gulpin si sta trasformando. Vai, un po' dammi di qualcosa di buono. Gulpin diventa Gesù, ma questa la bippo. Questa la bippo, Luke. Era blasfemissimo. No, io poi... Ma dai, ma cos'è una cuita? Ma... Dai, si rievolve. Raga, si evolve anche il mio semaforo. La nuova forma di semaforo, ti prego. Non ci credo. Palkia! Palkia! Oddio, Palkia! Palkia! Palkia, zio, Palkia! È tornato veramente Palkia, però questa volta da te? Ma seriamente? No. Oh, zio, le statistiche. Palkia, vedi di rigare dritto. Sono buona la statistica, Gio. Oddio! Com'è? 108 di attacco, 126 di difesa, 179 di attacco speciale, Madonna. 72 di difesa speciale, 109 di velocità! Gio, altro che il mio Palkia vecchio. Questo qua si compra proprio un leggendario. Cioè, veramente. Oddio, Luke, sto male! Io invece purtroppo... O Makuhita, che non ha delle brutte statistiche, ragazzi, ma è un Makuhita, un Pokémon intermedio. Cioè, dai, ma si rievolve, Luke! Adesso, raga, mi manca solo PES. Adesso metto davanti subito. Gio, sai cosa ho paura? Che. Tipo, ti ricordi quell'episodio di Rubino e Zaffiro con le evoluzioni infinite? Sì. Tanto sempre sul tuo canale. È comunque stato il video con più visualizzazioni della scorsa Soul Link, io ricordo. Esatto. E tanto, questo mi manda Chiolo il 47. Luke, finalmente un Pokémon fatto con i controcazzi.
Se perdo questo, tanto potete lasciarmi dislike. 500 like, il cazzo 350. 500. Tanto Palchia va di nuovo la sua occasione, però questa volta nel tuo gioco. Quindi, ragazzi, veramente incredibile, incredibile questa evoluzione. No, mi viene da piangere, ti giuro. Mi viene da piangere. Bellissima, veramente. Sto piangendo, molto Luca. Piaciuto. Beh, Gio, sicuramente non sarà un Darkrai 2.0 questa volta. No, dai, raga, la volta scorsa sono stato sfigato perché è venuto fuori Darkrai che c'aveva più difesa mia nonna. Però... questa mi è piaciuta. Oh, bella, ce l'ha... mi ero dimenticato di sta casa qua per dormire, perfetto. Sì, ti puoi curare, quindi è anche molto comoda per noi, che siamo con un grande team, molto solido. Aspetta, molto. Luke, percorso 216, sì. Già, no, ok, il percorso 217... Sì, infatti, con parte da sopra, 217. Non qua, nell'erba, giusto? Parte quando arriva la bufera, mi pare, però esatto, controlla esatto, bene, esatto. Gio, perché a me non ci sbagliamo. Sì, ho controllato adesso, sì. Ci abbiamo preso un po'. Oh, oui, mes amis. Io, ragazzi, ho un po' come in Francia con Friend. Chi? C'è Marzia, attenzione, ma cosa ci fa qua? In maniche corte. Ah, è vero che qua c'era Marzia a caso. Si prende la bronchite, raga, veramente, l'ebola. Che poi per quello che ci ha fatto passare in palestra gliela auguro caldamente, sinceramente, Madonna. Raga. Hai capito, Luke, oddio. Caldamente. Perché... Ho capito, però, infatti volevo andare oltre, però vabbè, sono quelle cose che si devono fare. Sono quelle tra cose... Qua, cioè, tra l'altro qua, ragazzi, ci sarà un... La neve ovunque, cioè non si vedrà niente in pratica. Sì, infatti, road to lag, ragazzi, ve lo dico subito. Io lagherò come la bestia. Oh, questo Makuhita però si sta ben comportando contro Yoru. Attenzione, attenzione, raga. Olè. Sono commosso quasi. Allora, il mio Palkia H semaforo, Ryuke, è stato messo in difficoltà da un Krabby. Beh, dai, le statistiche però questa volta sono a suo favore, almeno quello, visto che lo scorso leggendario che ho avuto è stato ucciso da... Un Magnemite. Io vorrei evitare. Ok, percorso Marzia, ti devi levare di culo. Come direbbero i filosofi di YouTube. Ti devi levare. Esatto. Via. No. Luke, non ci credo. No, Luke, non dirmelo. Non ci credo. Luke, no. Aspetta. No. Destino obbligato. No, Luke, su chi? Basta, questo destino obbligato. Comunque, morto Bronson, quindi è morto anche il tuo Clefable. No, tia, mi stavi niente, sul cazzo, raga, non so tia, non so cosa dire, cioè, destino obbligato di Armaldo. Tra l'altro fuori... Niente. Comunque, fuori parte mi hanno fatto prendere anche a me due coccoloni con destino obbligato mentre allenavo. Il Popoto si sta evolvendo, diventa, ma stai scherzando. No, raga, però io adesso voglio fare... No, cioè, mi stava per morire anche semaforo, cioè nel senso. Cioè, evoluzione infinita. No, io voglio fare un appello, cioè, voi da casa, ragazzi, voi state vedendo quello che sta succedendo. Cioè, noi non stiamo sbagliando prevalentemente nulla. Cioè, sono tutte porcate. Tutte. È già il secondo Pokémon che perdo per destino obbligato. Prima Spoink, 20 parti fa, 15, adesso... Adesso Bronzo, che era molto forte, anche il Tia di Joe era abbastanza potente, a quanto pare. No, raga, ma pure Tia è morto. Cioè siamo quasi... Quanto siamo? 21 morti in 22 episodi? 22 episodi, e occhio che questo non è finito. Raga, ma è una cosa... Perché... Ok, capita di sbagliare, però queste cose sono tutte dovute al gioco, a quel gioco maledetto. Tra l'altro, Luke, io volevo ricordare alla gentaglia che mi segue che PES aspetta. Comunque se vuole per felicità, quindi l'ho dopato un po' di proteine, zinchi e robe del genere. Sì, praticamente è andato in palestra. Tia da che episodio c'era? Da Memoriden. No, non ci credo, cioè questo cosa mi ha fatto veramente. Mi ha fatto Natural Force, mi ha fatto Bora. Che palle, che culo più che altro. Non mi crittare. Gio, ti rendi conto che sono in difficoltà contro un Marip. Wow, interessante. Che l'ho shottato. Ma contro chi? Cioè, chi è il tuo Pokémon in campo? È Makuhita, quello che si è avuto da... come si chiama? Da Gulpin. PES livello 46. Dai, speriamo che diventi così. No, ovviamente no, non sei voluto tanto, Luke. Perché... Ah, no? No, chiaro, dai, deve essere per felicità. Adesso sveglia, che ci servono. Abbiamo di nuovo 4 Pokémon di nuovo, tra l'altro. Classico. Ho trovato la roccia fredda. Vabbè, ci mancherebbe. Giustamente, il randomizer che funziona da Dio, mi dicono. Che. Due volte. Luke, cioè. Penso sia uno dei percorsi più soporiferi della storia, questo comunque. Non so se no, più che altro perché non posso. Cioè, avvelocizzo, eppure vado ancora più lento di prima. Fate quello, vado più lento di prima. Allora, io vorrei annunciare.
un altro fossil cranio. No, basta. Io vorrei annunciare un altro fossil cranio. Dopo le ambre antiche, cioè... No, sì, non ce la possiamo più fare in questa... Non voglio più giocare, io non gioco più. Cos'è sta merda? Vaffanculo, un nanetto! Pensavo fosse uno strumento nascosto. Un nanetto. Un nano da giardino. Ah, tanto siamo nel percorso nuovo, quindi mi ha puesto a fare la cattura adesso, Vai, vai, vai. Spero veramente per la sanità delle orecchie che sia buon Pokémon. Dai, ti prego. Veramente, vediamo un po'. Ragazzi, 217 dai, sarà? Dai, esci qualcosa di buono. Togetic. Ce l'hai una pietra albore? No. È chiaro. Siamo di nuovo come te con la pietra lunare praticamente qui, Eh sì. Comunque, Luke, io sono fortunatissimo che sono in giro col mio Torkoal che c'ha corpo gelo, raga. Cioè, veramente. Più bello. Culo di così. Zoom lente. Mi fa piacere. Allora, vediamo un po' se riesco a catturare questo Togekiss. Sì, l'ho catturato Togetic anche, non Togetis. Magari, dici. Magari, sei stato molto più fortunato. Quindi no, Togetic catturato, schiatto. Normale volante. E schiatto. Niente. No, sto insultando un po', dice Bulbasaur, ma muori, starter taro... No, che poi mi dissano, Pokemon, Pokémon felicità, come dovrei chiamarlo Togetic? Pokémon? Allora... Pokémon felicità. Chiamalo Happy Days, chiamalo, che ne so io. Ce l'ho questo anch'io. Lo chiamo Fonzi. Come si scrive Fonzi? Io non voglio saperlo, ti giuro. Oddio, ma questo qua è il percorso 217? Sì, è quello dove c'è la casa del fantasma. Esatto, quindi mi butto anch'io a fare la cattura, Luke. Sì, però aspetta che mando in campo qualcuno che può indebolire. Nessuno può indebolire. Vabbè, no, dai, Arco. Dai, Arco, qualcosa di buono. Signore. Qualcosa di buono. Magica. No. Mentine, zio. Cazzo, me ne faccio di Mentine. Zio. No, aspetta, Mentine. Ah, ok, Mentine. Ho capito Mentine. Per un secondo mi è avuto. Non so se indebolirlo con lanciafiamme, però. Cioè, lo apro io questo. Dato che mi dà. No, ci dà. Cosa ci dava? L'aspetto targa. Sì, l'aspetto targa, appunto. Sì, raga, questo comunque potete vedere che ho cominciato con le Velox Ball, raga. Cioè, io ho fatto una. Mi sono ubriacato di Pokéball, praticamente. No, dai. Ci siamo veramente ubriacati male, ma proprio in tutti i sensi. Se mi fa fare un'altra roba tipo... Ok, perfetto. No, un'altra roba con Metang non la voglio fare. Pokémon no, vabbè, non dovrebbe essere così... Cioè, non è così difficile mantenere alla fine. No, ho preso. No, buonissimo. Femmina, Pokémon Aquilone. Lo chiamo... Ma zio, mi è paralizzato. Come lo chiamo un Mentine, raga? Cioè, nel senso... Sì, effettivamente... C'è il Mentine... Aquilone... Del Pokepassaggio, c'è cioè Surf Mentine. Perché tipo l'avrei chiamato Hunter per cacciatore di aquiloni, però è femmina. Femmina, più che altro non è molto. Come lo chiamo se è femmina? Lo chiamo. Madonna, stavo per morire di nuovo. Io. Cioè, veramente, ragazzi, non posso. Mentine è un pesce che vola. Plana più che altro. Plana, non è che vola. Secondo me, plana. Quindi. Volare non può. Lo chiamo plane, vuol dire pianura, cazzo. Caterpie, ragazzi, il ritorno della leggenda. Come cattura, dimentica... No, come okay. Pokémon di un allenatore. Ragazzi, chi dimentica, mi raccomando. Boh, io l'ho chiamato Plane, Luke. Non sapevo proprio... va bene così, Gio. Non sapevo proprio come chiamarlo, ti dirò, cioè, veramente. Tra l'altro poi, raga, fuori parte, io vedrò di risistemare la cosa delle bacche che avevamo iniziato nello scorso episodio. Sì, che tra l'altro ci avete consigliato nei commenti e vi ringraziamo ancora dopo la scorsa parte. Vi vogliamo grazie, bene. Grazie, raga. Per Combi non è stato molto utile, per Destino Obbligato nemmeno, ma comunque grazie. No, ma è assurdo, cioè tra Destino Obbligato, che poi anche mentre ci stavamo allenando abbiamo dovuto fare molta attenzione. Sì, Destino anche me ne sono arrivati due, raga. E meno male che avevo i Pokémon scarsi mentre li allenavo, che non li buttavo giù mai in un colpo. Sennò... Ma che tutti leggendari, guarda... Mespit mi fa piacere, mi togli metà vita, raga. Bello. Metà vita. Commovente, come sono messo? Sono con le pezze di dietro. Ok, questa qua si chiama Tia, Luke. È una sciatrice. Tia, non sapevo È tornato dopo che è morto prima con Fable. Falso finale, ma vaffanculo, te il falso finale, va. Crash and Hunting. Madonna, ragazzi, non ci credo. Ok, Luke, io sto andando verso la riva Arguzia, comunque. Spara la cattura, già tanto l'ho fatta prima io sono un po' indietro con catture allenatori. Canto! Siamo a Sinnoh, non siamo a Canto. Meditazione. Questo mi addormenta e poi medita. Il grande Buddha, luce lunare.
Ottava generazione confermo, visto che si parla appunto di Buddha in quella generazione. Absol maschiata, voglio fargli... No, magnitudo! Ok, non mi ha fatto niente. Madonna, già mi ha fatto venire, mi ha fatto prendere un... Magnitudo colpo. Di nuovo! Questo qua era pure 8 e brutto colpo, grazie. Apprezzo. È morto qualcuno? No, l'ho ucciso io. Okay. Mi è andato a fanculo. Tu no. Lui è possibile che mamma. Mi devono sempre paralizzare? No, sembra possibile, effettivamente. Ok, Espion... vaffanculo Tia è morto. Affanculo Tia. Infatti ho detto... Oddio. Dai, evolviti. Merdina. Avevo l'evoluzione, mi servono tantissimo già. Hashtag merdina. Cavolo, mancano 4200 punti a rompere la linea di lì. Quanto manca? Troppo. Raga, mi sta esplodendo il cervello, Comunque, Luke, fuori parte. Oh, Gio, facciamo anche la palestra. Proprio. Facciamo anche la Lega, già oggi che ci siamo oggi. Anche l'ultima palestra. La Lega, Betta Corona. Sì. Attenzione. Ragazzi, questo per farvi capire come stiamo impazzendo in questa serie. Proprio per farlo tra l'altro, capire. Mi ricordo che anche nella serie Contia, in questa parte qua, raga, io ero completamente andato. Avevo mollato una bestemmia. Luke, che ti ho raccontato, che non posso ridire qua. Sì, perché altrimenti... sì, mi ricordo. Sì, appunto. Cioè, altrimenti non. Sì, mi ha fatto Barboc, malissimo. Ma Barboc cosa? Barboc, leggenda anche lui. Ok, intanto c'è Lifion al 52, tutti altri a 40. No, ma io sono stupido. Io sono tanto stupido, ha mandato Slowking, solo che il mio cervello ha letto Slacking. Leafeon contro Leafeon, ok, va bene. Madonna. Slacking. Che challenge. Dai, muori. E poi Ipom. Luke, devi farlo tu. Vai, stavolta. No, devi farlo tu. Bella a tutti, scimmiette! Oddio, è uguale! A te viene benissimo. Riva Arguzia. Ah, c'è Barry che si vuole buttare dalla rupe. Ecco, ma magari farebbe anche bene, sai com'è. Cioè, sì, almeno risolviamo tutti i problemi, finiamo la Souling, che vinciamo la Lega. Ascolta, Luke, devi farla tu la cattura, perché io sono rimasto appresso a questo essere poco... Non questo devi, essere... no, zio, non devi fallire, cioè devi attaccare. Fallisce, si paralizza, si... Allora, io cattura la Riva Arguzia, sarà qualcosa di bello. Please, vediamo un po' dal verso. Oddio, cosa... Medicham. Ok, calcio in volo non ce l'ha, quindi è buono. Beh, Gio, mi ricordo il tuo Medicham di Mega Power. Io, mamma mia, ricordi, che ricordi. Che roba. Oh, l'ho battuto sto ammasso di merda rosa, finalmente. Via, andiamo. Tra l'altro, applausi a Grace, che anche a sto giro ha resistito. Oggi compie violenza. 20 episodi, Grace. Un applauso, raga, da casa. No, veramente, i nostri... Oh, catturato Medicham intanto. Le catture non sono un problema, sembra. Sì, è mantenerle sembra. Che invece... Pokémon meditazione. Lotta psico. Oh, Buddha, easy. Maschio. Buddha, il Buddha, the Buddha. Allora, il Buddha, the Buddha in serie. Aspetta, prima che mi arrivano i buddhisti nei commenti, come si scrive Buddha? Oddio, non cioè, lo so. Cioè, ci vuole l'H dove? L'H dove? Aspetta che sto facendo la cattura, non posso riflettere. Oddio, John Frog! È lui! Polited, no! La versione incredibile! Non ci credo, l'ultima versione! No, non ci credo. Gio, ma seriamente l'hai catturato? L'ho trovato! No. L'ho preso! È femmina, non è femmina, ma sti cazzi! È femmina, ma sti gran cazzi! Oddio, troppo pieno sto episodio! Ah, vabbè. Dov'è? Non ho parole, no, raga. Veramente... Pieno è proprio la parola giusta. John Frog di solito lo scrivo con la F maiuscola, sì. Di solito. Eh sì, perché è Giovanni Rana, quindi John Frog. Bene, ho catturato... Luke, ciao, semaforo versione Palkia. John Frog, cioè... Semaforo versione Palkia è bellissimo. Quindi un Palkia che si chiama semaforo? Sì, sì, bene. Cioè... Cioè, tra l'altro io dovevo fare 50 evoluzioni, me ne sei voluto uno di Pokémon. Perché uno. Gli altri sono... Uno è morto e l'altro... No, è bronzo che è morto. E gli altri sono lì che si devono. Sono a metà. Uguale. Beh, li diluiamo, Luke, li diluiamo, ci sta. Vabbè, dai, io. Beh, adesso abbiamo di nuovo 6 Pokémon adesso, in teoria. Cioè, sì. Dipende se vogliamo metterli tutti, perché. Allora, hai detto sì. Allora, Bronzong e Tia sono morti. Cioè, sì. Vabbè, ragazzi, avete capito. E quindi io ho Fonzi. Vabbè, chiudiamo il discorso, Luke, evita proprio. E poi ho anche Medicham.
me, diciamo. Boh, secondo me si possono mettere tutti, secondo me. Boh, cioè, mettiamo tutto, ragazzi, sarà un editing avremo... pazzesco, poi deduzione. Almeno avremo sei cazzo di po'. Eh sì, l'episodio tra l'altro è mio, raga, quindi vai così. Tanto me diciamo, vi ricordiamo che l'episodio precedente, nonché il successivo, sono sul canale di Rocket 25, che dovete premere nelle schede. Rocket, detto anche Rocket. Comunque, Luke, io sto facendo una cosa che molti mi contesteranno. Attenzione. Ma sto uccidendo un po' di selvatici. Questo per far salire di livello il mio PES, sì. E pregare la Madonna che si evolva. Perché dai, l'ho drogato fuori dall'allenamento di proteine, zinchi e robe del genere. Zinchi. Dai, livello 48, zio, non è che ti evolvi? Si evolve? No, ovviamente. No, leggendario. Incredibile. C'era pure leggendario, ho preso Medicham, chi è? Itran, proprio lui, signore. Basta, basta, ho trovato il fossil scudo. Basta. Allora, intanto avrei tipo 5 fossil cranio. Ma quelli sono John, ne avrai troppi. Sì, la baccabana, che ricordi. Via. Ma che bei tempi. Chiudi, signore, chiudi questo episodio, no. Chiudi, stacca. È tuo episodio. Ah già, c'hai ragione. Lo devo chiudere io, cioè. Non ce la facciamo più, raga, non ce la facciamo. Allora, aspetta che... Aaron non si evolve, Aaron, qua mi sa. È un po' difficile. Vabbè, prossimo app, dai. Prossimo app. Prossimo app. 22 morti. No, 21 morti, 22 episodi. 22. Interessante. Attenzione. È molto interessante, direi. Molto interessante. Raga, io vorrei fare una piccola lode a Tacos, che mi era simpaticissimo. Non so cosa ne pensavate voi, ma è stato simpaticissimo. È morto, il rippone, ma è stato sostituito da Johnny, quindi dai. No, era molto... Tacos, Telepass, ragazzi, tutte le leggende... che sono morte ingiustamente. Per vabbè, noi, Luke, cioè, se non... sei pronto io concluderei. Aspetta, Gio, mancano 840 punti di esperienza. Dai, provaci, su. Ormai siamo qui, Gio, cioè, prova, tanto prova. Massimo viene 2 minuti. Nel più mentre lunga. Controllo i miei nuovi Pokémon. Controlla. Vabbè, dai, a 29 di difesa, ma ho visto di peggio a livello 33. Ho visto statistiche più promettenti, però, anche. Cazzo, John Frog uguale, però c'ha delle... John Frog. John Frog c'ha un attacco speciale di Cristo, yeah. Però delle difese scarse. Vabbè, è Cristo. Scusami, Luke, posso dire una cosa, però? Cioè, sì, dica. John Frog con l'abilità previsioni. L'aspetto di cast form cambia in base al tempo. A me fa molto piacere. Ti interrompo perché c'è Aaron che vuole chiudere l'episodio. Quindi vediamo. Vai. Aaron, signore e signori. Piacere. Aaron. Oddio! Chi? Mewtwo! Allora, raga, non è... Cioè, non ce la siamo studiata, ok? Cioè, non ce la siamo studiata, sono venuti fuori così. Cioè... Ovvio, cioè, sono randomizzato, voglio dire. Non ce la siamo studiata, noi non possiamo, ragazzi, farla neanche, sta più cosa, altro, su DS. Sì, appunto, io ho fatto evolvere Aaron perché era quello più vicino all'evoluzione rispetto ad altri che erano ragazzi scarsi come la fame. Scusami, ma a che livello sei... Cioè, con chi è legato? Era Gulpin, quindi con Palkia. Non ci credo, ragazzi, cioè, aspetta, Palkia si è voluto la Metang? Sì! Non ci credo, Palkia e Mewtwo in squadra, in coppia. Oddio! No, Gio, 221 di difesa. Ma stai scherzando? 194 di attacco. Però questo non è ancora il bello, 29 di velocità. è praticamente un pompato... Che ha subito il fiatone. Subito, ragazzi. Non ha cardio. Vai a far culo, va. Di nuovo questa merda. Vabbè, dai, dopo questa evoluzione che ci avevo fatta. Qua c'è uno strumento, la strafiere. Beh, basta. Oggi concludiamo, va, che siamo già 23 minuti. Ragazzi, questo episodio è stato fantastico. 500 like, non ve lo sto neanche a dire, Luke. Cioè, non ve lo so. Ma che roba abbiamo visto oggi? Mi raccomando, pazzesco. Lasciate sto mi piace, un commento, un'iscrizione ad ambo i canali. Perché mi raccomando, il prossimo episodio lo troverete sul canale di Luke. Premete le campanelle, passate da ogni social, rispondete chiaramente alla DDG. Che altro? Direi che abbiamo detto tutto, questo episodio tutto. Si spiega da sé. Basta. Quindi niente, ragazzi. Passate alle schede per i video e noi ci becchiamo in un prossimo video, porca troia. Bye bye, reclute.